Torniamo in regione Lombardia per parlare di una questione molto seria. Parliamo dell'associazione Cancro Primo Aiuto, di cui il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, è presidente onorario e Matteo Salvini è il vicepresidente. La nostra Ilaria Tettamanti era presente alla conferenza stampa di oggi. Sentiamo. Matteo Salvini, vicepresidente di Cancro Primo Aiuto, un esempio di sport solidale, anche del valore del volontariato per la regione in generale. L'azienda più sana e più in crescita che ci sia a Milano e in Lombardia, quella del volontariato. Solo a Milano 140.000 uomini e donne che dedicano il tempo, amore, attenzione e il denaro che lo Stato gli lascia in tasca al prossimo. E quindi sono ben contento di fare la mia piccola parte con la Cancro Primo Aiuto, con l'Avis, con i donatori di organi, perché costa poco, basta poco, ma fa tanto. E quindi, visto che si avvicinano le feste di Natale, quei 2 euro che forse lo Stato ci lascia in tasca, usiamoli per aiutare qualcuno che aiuta veramente, perché purtroppo anche nel volontariato c'è qualcuno che parla tanto ma combina poco. Cancro Primo Aiuto aiuta solo in Lombardia 40.000 persone gratuitamente, quindi sono ben contento di dare il mio piccolissimo contributo. Invece, se dovessi fare un appello alle istituzioni per aiutare di più il volontariato? Quantomeno semplificargli la vita, soldi ce ne sono pochi per tutti, però non chiedere, no, non complicare chi vuole andare in piazza a raccogliere fondi, a offrire panettoni, a offrire fiori, perché senza volontariato l'Italia sarebbe ancora più fallita di quanto non sia già fallita adesso. Quindi che le istituzioni aiutino, come Regione Lombardia oggi sta facendo, supportando iniziative sportive che portano immagine, portano giovani, portano bimbi e portano anche qualche quattrino nelle casse di queste associazioni. La regione, come ha detto il Presidente, Roda è molto attenta alla montagna. Noi vogliamo valorizzare la montagna. Tra le iniziative che abbiamo preso, che ha preso Antonio Rossi, c'è un impegno forte nello sport. Abbiamo sottoscritto qualche giorno fa un accordo con il CONI. Siamo molto legati e molto attivi da questo punto di vista, ancora di più con la federazione, perché sede a Milano, giusto, e non a Roma, quindi a maggior ragione, ma c'è un rapporto di grande collaborazione col mondo dello sport in tutte le sue rappresentanze. Noi facciamo quello che dobbiamo fare come regione, sostenere lo sport mettendo a disposizione risorse, per esempio, e questo piano che abbiamo elaborato e che l'assessore Rossi ha portato all'approvazione della Giunta, ci sono risorse vere, in 2 anni circa 20 milioni di euro, principalmente messi dalla Regione, e per l'impiantistica sportiva sono 6 milioni che possono arrivare fino a 8 milioni. Per gli impianti di sci, per gli impiantisti in particolare, l'impiantistica sportiva, per gli impianti di sci di risalita 6 milioni di euro che possono arrivare fino a 8. È fondamentale questo perché l'attrattività delle nostre bellissime montagne può essere ancora maggiore se poi chi ci va a sciare trova degli impianti moderni. Oggi c'è la presentazione di 4 grandissimi eventi di promozione delle nostre montagne e dello sci. E diciamo da fare da filo conduttore di tutti questi 4 eventi c'è un onlus che fa tantissimo sul territorio, che è proprio Cancro Primo Aiuto. Penso che sia molto importante, insomma, che lo sport aiuti le associazioni, insomma, che cercano di aiutare gli altri, insomma, quindi come sta facendo Cancro Primo Aiuto. Devo dire che Cancro Primo Aiuto sta facendo in questi anni tantissimo, insomma. Flavio Ferrario, che è l'amministratore delegato dell'associazione Cancro Primo Aiuto, un'associazione che ha compiuto quest'anno i suoi primi 20 anni. Come vi siete evoluti, soprattutto nel sostegno ai malati in questi 20 anni? Ma diciamo che noi facciamo tutta questa attività di sostegno ai malati oncologici. E siamo partiti, come giustamente ha detto lei, 20 anni fa. Quest'anno raggiungeremo i 20.000 malati seguiti con 40.000 prestazioni totalmente gratuiti per i malati e la famiglia. Cerchiamo di affiancare la sanità pubblica, dove la sanità non arriva, per ovvi motivi di tipo anche strategico, che sono il trasporto all'ospedale, che non è di competenza ovviamente della sanità,
piuttosto che il progetto Parrucche, che sta andando molto forte per le donne che si sottopongono alla chemioterapia. È partito 2 anni fa, quest'anno dovremo raggiungere già le 1500 donne in Lombardia. Stiamo preparando anche un progetto sul problema dell'alimentazione legato alla malattia, che dà comunque dei problemi. E tutte queste informazioni si trovano anche sul sito internet, dove noi diamo delle risposte puntuali a chi ci contatta e ha bisogno di formazione.